Signore e signori, buonasera e grazie di essere qui. Grazie veramente a tutti voi per questa presenza che ci conforta in uno dei livelli che più significativi nell'ambito della programmazione del Mare degli Amici della Musica. In effetti abbiamo questa sera degli artisti veramente di caratura internazionale e li conoscete perché per nostra fortuna sono amici degli Amici della Musica, amici di Sansepolcro, che vengono sempre molto volentieri a suonare qua. E in questo momento stanno tenendo dei corsi di formazione con l'Accademia Chigiana di Siena, ma la loro attività concertistica, sia nell'ambito di importanti orchestre, sia come formazione di musica da camera o come duo, sono assolutamente importanti. Infatti avete il programma di sala che vi fa un po' un repino, io non voglio adesso stare a raccontarvi tutto quello che c'è scritto, però veramente state per ascoltare due artisti veramente di carattere internazionale e anche un repertorio molto molto interessante, perché hanno scelto di dedicare questa sera le scelte del programma verso autori francesi di epoche relativamente recenti, ma comunque diverse dal punto di vista musicologico. Poi saranno loro a introdurvi man mano il repertorio che propongono. Io direi di accoglierli con un applauso. Alessandro Carbonari e Monaco Bracuri.
Facciamo alcuni anni indietro, e invece che trovare una musica più antica, troviamo una musica più moderna di quella di prima. Ma stiamo parlando di un autore di altro calibro, Claude Debussy. Claude Debussy scrisse questo pezzo per l'esame finale al Conservatorio di Parigi nel 1909 circa, e da allora è diventato la pietra miliare della musica del Novecento per il clarinetto. Da notare semplicemente questa cosa, sentite questo pezzo di 8 minuti come racchiude tutto ciò che serve, tecnica, musicalità, di passaggi difficili, in 7 minuti, 8 minuti c'è. E soprattutto come, nonostante sia stato scritto prima del pezzo che abbiamo eseguito, sembra un pezzo che ha 40 anni. Claude Debussy, la prima opzione. Thank you.
continuiamo sempre con questo meraviglioso compositore di Debussy, e sicuramente, anche per dare un attimo di respiro ad Alessandro, un brano che sicuramente poteva stare benissimo in questo programma è un brano estratto dalla Suite Bergamasca, e appunto si tratta del Clair de Lune. La Suite Bergamasca è una composizione di Debussy scritta intorno al 1900, formata da quattro diversi movimenti che alcuni ricalcano anche delle danze antiche, c'è cioè un rigatone, un linguetto, e in mezzo c'è questo Clair de Lune, che è un brano veramente di una poesia assoluta e che sicuramente è proprio lo specchio di quella che è la poetica, l'armonia, l'eleganza e i colori di questo meraviglioso compositore. Thank you.
Chiudiamo con un altro compositore importantissimo nella musica francese. Oddio, dopo di più si bisognerebbe suonare Ravel, ma purtroppo non c'è nulla per l'elemento pianoforte di Ravel, peccato. Quindi ci accontenteremo, per così dire, di Francis Poulenc, compositore che faceva parte del gruppo dei sei compositori francesi che intorno al 1950 decisero di creare un'associazione per la difesa della nuova musica francese, quindi anche loro si battevano contro tutto ciò che veniva prima. Erano, non erano avanguardisti tanto, però volevano che la musica francese non tornasse indietro, probabilmente avevano paura di questo. Francis Poulenc ha scritto tantissimo musica per strumenti fiato, adorava gli strumenti fiato nascono in Francia, quindi è lì che è nata la musica per questi strumenti. Altrove c'era ancora la supremazia del pianoforte e degli strumenti ad arco. Scrisse questa sonata nel 1969, se non sbaglio, poco prima di morire, è una delle sue ultimissime composizioni, in tre momenti, molto energica e molto, molto ironica, ecco, sarcastica e ironica, tanto per dire che il primo movimento si chiama Allegro Tristamente. Grazie. Thank you.
Bene, grazie davvero di essere stati con noi. Vi ricordo, per coloro che fossero intenzionati, in fondo alla sinistra trovate una cassetta delle offerte, d'altra parte la nostra associazione vive di questo perché è delle vostre quote associativa, quindi grazie se vi ricorderete di noi. E vi informiamo anche che vi ricordiamo che il nostro prossimo appuntamento è partecipiamo all'organizzazione di quello che è il concerto della cosiddetta maratona corale di Agliari. E il concerto sarà mercoledì 24 al Giardino Intiero in via Giunti. Stiamo negoziando con